Artisanal Intelligence quest'anno propone ad Alta Roma AI The Shape of Water, un progetto che attraverso il concetto di acqua in quanto contenitore di nascita, di rinascita e di reinvenzione, propone delle storie molto molto interessanti sia per caratteristiche di ricerca che di sperimentazione che antropologia. Tre storie che si basano appunto sulla invenzione di noi stessi, quindi sull'attraversamento dell'acqua per diventare un'altra cosa, e sono i progetti dei giovani designer fatti insieme a Nation 25, un collettivo di ragazze, di tre artiste che hanno individuato nell'atteggiamento del migrante, quindi nel suo modo di vestirsi e di relazionarsi col luogo dove arriva, una specie di metamorfosi. Sono della piattaforma artistica Nation 25 che ha promosso questo progetto Black and White, la tendenza migrante, che mira a cercare di capire, affermare, indagare quella che è lo stile dei ragazzi migrati in Italia per cercare di cambiare lo stereotipo legato spesso ai giovani migranti. Quello che abbiamo costruito è un momento di ricerca che è iniziato il 25 giugno in collaborazione con il Macro Asilo e che stiamo portando avanti qua nel contesto di Alta Roma, invitati da Artisanal Intelligence. Come si sviluppa? Diciamo che abbiamo cercato diversi interlocutori che potessero essere interessati a investigare appunto questo stile. Abbiamo trovato alcuni atelier che già utilizzavano, diciamo, la moda e nati nei contesti di accoglienza e che fanno già dei prodotti di alta qualità come Atelier Trame Libere, Talking Hands, e altri hanno risposto alla nostra call come Collection Nosa e Mustafa Silla. Tutti insieme ad altri interessati al progetto stiamo lavorando a cercare di individuare e affermare questa tendenza di moda. Ultima pagina di sperimentazione indispensabile, la definirei, è quella fatta con Emersum, che sta studiando un sistema di ricerca di calcolo dell'impatto ambientale di quello che è la produzione dell'abbigliamento. È un processo che già avviene nel food, l'ambiente è la prima delle nostre occupazioni, perché è il luogo dove viviamo, è il luogo che ci dà da mangiare, che ci nutre e ci accoglie, quindi stiamo studiando una certificazione che dirà quello che indossiamo quanto impatta sull'ambiente, ma soprattutto di supportare le aziende che producono per mettere a punto dei meccanismi per prevenire l'impatto ambientale. Thank you.